è un primo piano da grande vincitore. E tu sei uno di quelle che la prima volta ti è andato bene tutto. Eh? Sì, questo è il primo anno che alleno una squadra importante, perché Gela è una squadra importantissima dove ha militato in passato tra professionisti. Quest'anno l'ingegnere Angelo Tuccio mi ha dato l'opportunità di allenare questa grande squadra e lo devo ringraziare, perché mi ha dato questa opportunità e ho ricambiato, riportando questa squadra in promozione. Merito anche alla società, avere una società. La società comunque ha, in questo caso, il presidente Tuccio, che difende moltissimo il suo status, non ha accettato condizioni, campanilismi. In questo modo lui sta magari combattendo una sconfitta che a cui non è andato giù, quell'estromissione dai campionati semiprofessionistici. Avete un tifo per eccellenza? Sì, infatti, noi siamo la prima squadra, diciamo, di Gela, e quindi per noi, noi rappresentiamo proprio Gela in tutto e per tutto. Quindi ogni domenica dietro vengono tifosi, sempre un centinaio, i ragazzi della curva che ci seguono tantissimo. E quindi dobbiamo dare le soddisfazioni, dobbiamo cercare di... Senti, tu sei stato premiato, sì. Ma un allenatore che arriva con una società così importante dietro le spalle, una pressione, ci vuole sempre anche un consiente di buona fortuna. Hai anche dichiarato e allenato 32 ragazzi, sì. Gruppo, amicizia, complicità, cosa c'è? Ma un po' di tutto. Cioè, il gruppo, io, anche se faccio l'allenatore, mi sento ancora uno di loro, anche perché fino a qualche anno fa giocavo ancora. Mm-hmm. Quindi ho cercato di non fare solo l'allenatore, ma essere uno di loro e cercare di stare con loro, giocare, scherzare. Certo, con le dovute distanze, perché faccio l'allenatore, mm-hmm, e loro sono i giocatori. Senti, fuori la nazionale, il web ha messo a nudo e crudo pro e contro, anche lo spogliatoio. Per te il web, a livello proprio di categoria dilettantistica, sapendo che un po' tutti ce l'hanno, ti ha dato fastidio, ti dà fastidio, sei comunque coerente con questa cosa, avete posto delle regole o no? Ma no, non mi dà fastidio, cioè, l'importante è che si parla, voglio dire. Ok. Quindi l'importante è che si parla, poi ognuno, in Italia sappiamo che siamo tutti allenatori. Quindi ognuno fa quello che vuole. Ok, questa è quella che poi viene detto, ognuno fa quel che vuole. Invece per la prossima stagione, ancora una volta un obiettivo, cioè tu adesso sei costretto a portare su un campanello, un fardello della vittoria. Sì, sicuramente si sta programmando anche per il prossimo anno. Gela manca tantissimo il calcio professionistico. Si sta ripartendo, c'è un progetto, quindi piano pianino cerchiamo di risalire anno dopo anno.